Allora, il problema è noi vogliamo andare a verificare se questo fenomeno, che fu verificato all'epoca, creerà ancora qualche problematicità oppure è soltanto un assestamento di questa strada fatta all'epoca. Esplorazioni fino a 35 metri di profondità. Un distacco non uniforme alla base dell'edificio torretta ha subito allertato l'amministrazione comunale. Dove insiste frana fontanelle, sono stati portati a termine gli interventi di messa in sicurezza. Ad oggi però sono state predisposti dei carotaggi così da capire le cause che hanno determinato nuove crepe nell'asfalto. C'è il dubbio che possano essere altri cedimenti, per questo Franco Capone ha organizzato un sopralluogo con i tecnici e la ditta che ha già eseguito il consolidamento del costone. Secondo le prime valutazioni potrebbe trattarsi di movimenti di assestamento. Voglio precisare che non sta succedendo assolutamente niente e che nessuna abitazione, tranne due persone, volontariamente sono andate via. Le altre sono tutte quante abitate, tutte quante in sicurezza, perché il problema non le ha toccate. Cioè, di più, noi abbiamo voluto con uno scrupolo raggiungere questi obiettivi definitivi e chiari. Quindi è un eccesso di zelo, un eccesso di preoccupazione e di giusta preoccupazione da parte dell'amministrazione, perché non vogliamo lasciare niente di intentato per capire fino in fondo questa frana quale origine ha avuto e per chiudere definitivamente questa partita dando sicurezza a tutta l'area. Lo smottamento nel cuore del paese si è verificato circa 7 anni fa. Da Palazzo di Città deliberarono lavori di somma urgenza costati oltre 600.000 euro, una cifra che configura nell'elenco dei danni richiesti all'alto calore contro il quale l'ente comunale ha avviato un contenzioso. Il sindaco ai nostri microfoni si sofferma sugli interventi effettuati, annunciando che fra 2 mesi sarà restituito al paese il campetto sportivo. Il campo di calcetto è uno dei primi punti che dovrà essere realizzato con le opere migliorative, è previsto nelle opere migliorative, perché questo campo di calcetto dovrà servire i ragazzi del centro di Mirabella, in particolare dovrà servire il liceo classico e l'istituto alberghiero che stanno nelle vicinanze, quindi per fare delle attività sportive. C'è un'idea che però non so se riusciamo a portare a termine, la lancio comunque: noi ne vorremmo fare un palazzetto coperto per creare le condizioni perché i ragazzi ne possano far diventare una vera e propria palestra, insieme a questo primo intervento e il risanamento delle strade che sono state interessate dalla frana ed in più la sistemazione di tutto questo largo torretta che dovrà diventare un'area unica, in maniera unita, che può dare servizi di parcheggio, di mercato, non so, qualche cosa verrà fuori come utilizzo.